Senhor, muito tempo para ricordare il male. Nella vita non si finisce mai di imparare. Questa è la chiave di lettura delle proprie esperienze per chi percorre sinceramente un cammino di ricerca del sapere. Nostra madre, Novella Torreggiani, questo lo sapeva bene ed ha percorso il suo sentiero con la curiosità, la freschezza e la semplicità d'animo di una bambina fino alla fine. Questo è forse il più grande esempio che ci ha lasciato. È stata una maestra dolce e gentile, con la sua bellissima voce e i suoi modi di esprimersi faceva venire voglia di ascoltarla, di imparare. Aveva un dono in questo, le veniva naturale aprire la mente degli alunni e gli toccava il cuore, conquistando il loro affetto e quello dei genitori. Quando è andata in pensione, ormai libera dagli impegni scolastici, la ricchezza del suo universo interiore l'ha portata inevitabilmente a cercare di esprimerlo attraverso la sua sensibilità e le sue capacità. Ed è stato come riscare una reazione vulcanica incontenibile. Per lei è stato come se la sua vita da maestra fosse stata una preparazione per la sua vita da artista successiva. Lei non era solo una poetessa, ma dipingeva, cantava, fotografava e combinava mirabilmente l'immagine con la musica, cercando di aprire le menti e di toccare i cuori. E ci riusciva bene. Aveva uno spirito artistico che amava le stesse arti e le piaceva celebrare la bellezza e la grandiosità della natura e dei misteri dell'universo attraverso le nostre fugaci testimonianze di esseri umani nel breve passaggio su questa terra. Amava ricercare la bellezza con gli occhi dell'anima, se ne nutriva e la sapeva condividere con gli altri, trasmettendola attraverso le sue parole, la sua voce e le sue immagini. Quando eravamo bambini e lei era maestra, ci teneva che sapessimo parlare il perfetto italiano, in un paese in cui quasi tutti parlavano fieramente il dialetto, ma sarebbe diventata successivamente un'importante creatrice anche di versi dialettali per preservare la ricchezza linguistica del nostro territorio. Sospesa tra la bellezza della vita e la consapevolezza che il nostro tempo in questo mondo è troppo breve, limitato e fugace, con il risco leopardiano ha saputo magicamente affascinarci per tanti anni con le sue parole, creando immagini indimenticabili nelle nostre menti, con la sua disarmante sincerità ai nostri cuori. Ci ha esortato a vivere le nostre vite con pienezza, ci ha stimolato con il suo esempio, ci ha benedetto con il suo affetto, ci fa ancora venire voglia di imparare tutto il possibile nelle nostre vite, fino all'ultimo respiro, perché nella vita non si finisce mai di imparare.